L'Arezzo vince il derby contro il Grosseto e incamera tre punti fondamentali. La partita ha visto protagonista assoluta la squadra di Indiani. Ottimi i primi 20 minuti di gioco, forse i più intensi in queste prime 12 giornate. Se il risultato è rimasto in bilico fino al termine, è solo grazie ad un arbitraggio discutibile, con una espulsione, quella di Samuele Zona, per doppia ammonizione. Un episodio molto contestato. Ma io dell'arbitro non parlo perché ognuno lo fa l'arbitro, io faccio allenatore, giocatore, ognuno deve fare il suo, l'arbitro. Sofferta, sì, sofferta, perché è chiaro, se ti succede vai, cioè fai un primo tempo straordinario, credo che doveva finire 3-4-0, insomma con 3-4 gol di vantaggio, non ce la fai, rientri in campo, stai aspettando da un momento a un altro il terzo gol che sarebbe venuto sicuramente, e prende un gol su una palla ferma, errore nostro, e poi ti succede di rimanere in 10, però ragazzi sono stati bravi anche in 10, hanno tenuto la gara bene senza rischiare, ma mi sembra mai nemmeno una volta di subire gol del pari, anzi forse siamo andati più vicini noi ai terzo e loro al pari, sì, che è una bella vittoria, una bella vittoria. Il ragazzo ha detto che era rigore netto, i giocatori in campo hanno detto rigore netto. Zona addirittura me ha detto che ero già ammonito e non potevo tentare una simulazione, ma però l'arbitro l'ha vista così e è andato così. Io continuo a dire, se il primo tempo era finito 3-4-0, capito? Poteva pitare anche una sosia, sì, e non c'era nessun problema. Finendo l'episodio sul 2-1 è chiaro che un po' di tensione te la mette, però ripeto, se poi riandiamo a analizzare, anche sul 2-1 mi sembra abbiamo tenuto la gara in 10 senza nessun tipo di problema. Dini, ma è solito, ha avuto un problema muscolare, non c'è verso di rimetterlo. Stava giocando anche bene, direi, tutto sommato. Direi stava giocando anche bene. Che si deve fare? È così. Pazienza, perché anche lui ci è mancato per diverso tempo e chissà, forse qualche gol in più forse lo potevamo avere. Bramante ha fatto, credo, un bellissimo primo tempo, poi è chiaro la sostituzione tattica in relazione a quello che si è verificato. Il Grosseto ha subito costantemente l'iniziativa degli Amaranto, anche quando era in superiorità numerica. Io più del vantaggio numerico mi dispiacito che non abbiamo capitalizzato le palle gol del primo tempo, perché abbiamo avuto due palle gol importanti dove magari potevamo far male all'Arezzo, lo potevamo spaventare, potevamo creare qualcosa di più, però purtroppo a volte io parto sempre dal fatto che se riuscissimo a capitalizzare tutte le palle gol che creiamo forse parleremo di qualcosa di diverso, però in questo momento accettiamo il verdetto del campo e lavoriamo. Che giudizio date ai suoi avversari? No, io l'ho detto, l'Arezzo è una squadra che mi ha impressionato sia per il gioco che per i singoli, è una squadra costruita per vincere, ma è palese che è una squadra costruita per vincere, perché anche nel momento in cui fa le sostituzioni la squadra non cambia pelle, anzi in alcuni casi è anche migliorata. Poi ci sono giocatori importanti abituati a vincere, poi c'hanno un signor allenatore che conosciamo tutti, che è un allenatore che sa come si vince in queste categorie. Il centrocampista amaranto Sebastiano Bianchi è stato autore di un ottimo match, suo tra l'altro il gol che ha sbloccato il risultato quando era ancora inchiodato sullo 0-0. Una vittoria importante anche e soprattutto per la maniera in cui è arrivata, e felice per il gol e molto felice per la vittoria della squadra. Ecco, non riusciamo in casa a chiudere una partita in 11. Sono episodi, ma a prescindere è importante che abbiamo vinto. Cosa si dice di questo episodio del calcio di rigore negato che poi di fatto ha scaturito l'espulsione? Come l'avete interpretata negli spogliatoi? No, negli spogliatoi non ne abbiamo parlato ancora, ne parleremo magari martedì, però sembrava rigore fosse netto, l'arbitro l'ha vista così e lui fa il suo lavoro e può sbagliare lui come sbagliamo noi, e quindi siamo stati bravi a rimanere, diciamo, lucidi e a portare il risultato a casa.